Sono appena uscito dal bagno, mi sento come se mi avessero disossato e poi reinserito le ossa, tipo un pollo alla diavola, grosso modo una roba del genere. Però sono molto rilassato, quindi questa recensione sarà un po' molle, penso, perché mi sento bello molle, sono fiero di esserlo. Ah! Ciao a tutti! Benvenuti nel mio canale. Il mio nome è Sasha. Questo qui invece è il mio canale. Ciao e benvenuti. Benvenuti e ciao. Oggi vi voglio parlare di un prodottino che mi è stato mandato da Aspire per avere una recensione onesta e sincera come sempre. Il prodottino in questione si chiama Cloud Flask Terzo. Terzo, questo qua. È un periodo che Aspire mi manda un po' di cose da recensire. Io sono molto contento perché è effettivamente un'azienda super pro, un'azienda che c'è da un sacco di tempo e i prodotti che fa di solito mi piacciono molto. A sto giro, perché di solito mi manda cose da MTL, cose così. Parliamo di un kit all in one. Non regolato tendenzialmente da Flavor Cloud, poi dipende sempre dalla coil che gli metti dentro. Quindi, senza tergiversare ulteriormente, andiamo giù sul tavolino, vediamo bene da vicino questo Cloud Flask terzo e poi torniamo al mio capoccione e ci facciamo due tiri, ma anche due ragionamenti con il Cloud Flask terzo di Aspire. Tavolino. Nella confezione della Aspire Cloud Flask 3 troviamo un mistico cavetto USB, USB tipo C per la ricarica della batteria interna della vostra Cloud Flask 3 o terzo. Manuale di istruzioni in inglese ma anche in francese. E poi troviamo la nostra Cloud Flask 3, un kit all in one appunto da Cloud o Flavor, che dir si voglia, con una batteria interna da 2000 mAh, una coil preinstallata da 0,17 ohm, come la potete vedere qua, e una pod con un serbatoio interno da 5 ml. Il drip tip è di tipo 810, potete andare a sostituirlo con il vostro drip tip preferito, se però il vostro drip tip preferito ha le guarnizioni, altrimenti ballerà perché lì non ci sono. Frontalmente abbiamo un pulsante di accensione, 5 clic l'accendete, 5 clic la spegnete, e avremo un LED qua intorno che ci andrà ad indicare il livello di carica della batteria. Come sempre, verde piena carica, blu così così, rosso dovete ricaricare. Lateralmente, proprio qua, abbiamo la porta per la ricarica della batteria interna. Sotto abbiamo lo sfiato della batteria agli ioni di litio presente all'interno della nostra Cloud Flask 3. La forma è molto bella, ricorda appunto una fiaschetta, tipo quella che, dove ci mettete dentro, che ne so, il latte di suocera o quelle cose lì. È abbastanza carina. Vuota, pesa grosso modo 125,92 grammi, anche perché il materiale è sia plastica che lega di zinco. La ricarica avviene a 2 ampere. Le dimensioni, compreso il drip tip, sono 93, 50, 24. Frontalmente, proprio qui abbiamo questa feritoia che ci permette di vedere un po' il livello di liquido presente nella nostra pod, ma qua sopra abbiamo un ampissimo tetto della pod completamente trasparente, che ci darà un'idea sicuramente più ampia di quanto liquido ci rimane. Ma a proposito di liquido, togliamo la nostra pod che è tenuta in sede da dei magneti piuttosto duri, andiamo a togliere la nostra pellicolina che ci ha permesso di non bruciare la coil prima di utilizzarla, andiamo a estrarre la nostra coil. Questo andrete a farlo la prima volta e tutte le volte che andrete a sostituire una coil perché volete cambiare impedenza. Questa è da 0,17 ohm, oppure la vostra coil semplicemente ha esaurito la sua vita. Per questa liquidazione andremo ad utilizzare Mordi, un liquido che sicuramente saprà di
mordicchio. Avete presente il mordicchio? Quello lì. Andiamo quindi, come sempre, come da 6 anni a questa parte, ad inizializzare il nostro cotone, di modo da far attivare la nostra testina più velocemente e non star lì ad aspettare 8000 anni. Ecco fatto, io ci metto sempre, da sempre, quando mi è possibile, in questo caso mi è possibile, un po' di liquido anche all'interno. In questo modo si attiverà ancora più velocemente perché prende anche da dentro. A questo punto andiamo ad inserire la nostra coil all'interno, a posto, non gira, è fissa, siamo felici. Alla base, come potete vedere, abbiamo la nostra casuale guarnizione in silicone che ci permetterà di avere accesso al nostro serbatoio e riempirlo con il mordi. Andiamo quindi a chiudere la nostra guarnizione e abbiamo il nostro serbatoio. Avete notato che ho un attimino inclinato il serbatoio per far sì che l'aria presente di qua andasse di là e quindi riuscissi a riempire meglio tutto il serbatoio. A questo punto non ci resta che inserire la nostra pod nella sede e siamo pronti. Premendo 5 volte il tasto fire avremo una lampeggiata del LED. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco fatto. Siamo a posto. Il prodotto non è regolato, cosa significa? Che in base all'impedenza della coil avremo un'erogazione più o meno potente per quanto riguarda i watt. Quindi funziona un po' come un dispositivo meccanico, solo che ha tutte le protezioni del caso, protezioni contro il cortocircuito, cutoff della batteria, eccetera, eccetera, eccetera. A me l'hanno mandata in questo nero e royal blu, che onestamente mi piace molto, ma me l'hanno mandata pure in questo gunmetal e marrone, altrettanto carino, ma ne provo sempre solo una, quindi provo quella blu, perché il blu mi piace, blu tenebra. Cloud Flask 3 di Aspire, l'abbiamo vista da vicino, l'abbiamo spippolata, liquidata, adesso torniamo al mio cappuccione, ci facciamo 2 tiri e 2 ragionamenti. Vai di cappuccione. Bene, lo sto provando da, una settimana, 10 giorni, una cosa del genere. Facciamo subito un tiro. E iniziamo subito a parlare appunto del tiro. Questa finestrella che vi ho fatto vedere prima, questa qua, è vero che un po' ti fa vedere il livello di liquido, però è anche vero che questa qua è gigantesca, è un terrazzo, non è una finestrella, e lo capisci molto meglio quanto il liquido ti rimane. Questa finestrella laterale invece soprattutto serve per l'ingresso dell'aria, e devo dire che è stata pensata molto bene, perché avendo dei taglietti, avendo dei buchi più piccoli, il tiro, come avete potuto sentire prima, è molto più liscio, è molto meno turbolento rispetto ad esempio ad alcuni sub-ohm tank che magari hanno le 2 feritoie grosse laterali e quando tirate si sente quella cosa lì. Invece qua è molto 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 meno turbolento e devo dire che è per forza un pro. Infatti dopo un po' che lo usavo dicevo, però senti com'è fluido il tiro, che non fa troppo casino, nonostante abbia dentro una coil da 0,17 con un foro bello grosso. Un'altra cosa positiva di questo dispositivo è il livello di condensa, perché veramente, cioè, io ho guardato dentro, ho toccato anche l'altro che sto usando di più l'altro, a dirvi la verità, e ho detto, ma è incredibile, cioè sì, c'è qualcosina dalla parte opposta della finestrella, ma ci ho fatto 20 ml, cioè alcuni sarebbero fradici, invece questo no. Non so come fanno a non fargli fare così la condensa, non ho capito bene, ma comunque ci riescono, e devo dire che questo è un grossissimo pro, perché molti dispositivi con le testine così, con la pod che si inserisce,
fanno ancora un po' di condensa, sicuramente fanno più condensa di questo, che fa veramente poco e niente. Un'altra cosa che mi è piaciuta è che comunque hanno fatto lo sfiato per la batteria, perché la gente pensa che le batterie agli ioni di litio integrate nei dispositivi non possano fallire e non possano sfiatare. In realtà possono farlo proprio con le proprio come le batterie 18650, 2700, 21700, dite quello che volete, che andate a sostituire. È la stessa cosa, è una batteria e può fallire, può sfiatare, quindi è giusto che ci sia il foro di sfiato. L'idea del finestrone sopra è una bomba. Questo sì che vuol dire farti vedere quanto liquido ti rimane. Io non mi sono informato, penso che vi siano altre testine che potete andare a sostituire rispetto a quella da 0.17 ohm, che comunque funziona bene, però alcuni preferiscono le 0.3 o qualcos'altro. A me le 0.3 di solito piacciono, mi è piaciuta anche questa. La resa aromatica è molto buona, soprattutto non addolcisce, perché di solito le testine a mesh tipo questa incanta, così tendono un po' ad addolcire i liquidi. Questa invece no, non l'ha addolcito, e quindi sono molto contento anche di questo. Una cosa, le guarnizioni del drip tip tengono bene quando sono secche. Poi non dico che non tengano bene, perché guardate, cioè questo è fatto di lega di zinco, pesa un po'. Ve l'ho fatto vedere prima quanto pesa, però è un pochino molle. Io gliele avrei fatte un filino più dure. Sì, la pod invece ha dei magneti buoni che tengono molto, è molto salda. La forma ergonomica mi piace, tra l'altro questa parte interna, non quella laterale, è leggermente gommata, sembra una trapuntina e quindi è un po' più piacevole al tatto. Il tasto qua in mezzo è dove a me piace che mettano i tasti, tipo le box, le side by side, quelle cose lì. A me piace il tasto in mezzo così, perché lo tengo in mano così e lo uso, lo trovo estremamente comodo. 5 ml ci stanno con la batteria da 2000 mAh, ci fai sereno due tank da 5 ml, quindi più di 10 ml, ce ne fai due e un pezzettino. Ovviamente ho notato questo, quando sei verde, cioè quando hai la batteria a piena carica, ci sta. Blu ci sta quando finisce il blu, quando è poco prima di diventare rosso, lo senti che è un po' più scarico, senti che l'erogazione è un po' più indietro. Però per la maggior parte del periodo della carica della batteria l'erogazione è costante, e la cosa mi piace. È un dispositivo facile, perché non devi sapere niente, non devi regolare i watt o altre cose, una cosa molto semplice per le persone molto semplici, proprio come me. Ho fatto il mio solito giro sull'interweb e l'ho trovato a 30 euro. Devo dire che è un prezzo onesto. Avrei preferito una coil aggiuntiva all'interno della confezione, vi dico la verità. Però per un dispositivo che usi questo, fai i nuvoloni, 2000 mAh di batteria, mAh di batteria, 5 ml, disegnato bene, fatto bene, direi che è un prezzo onesto. Costa poco più di una podmodina di quelle piccoline, che più o meno costano 20 euro, a volte anche 24. Devo dire che per me 30 euro non mi posso lamentare, non è un prezzo da maialino dello svapo, ve lo potete permettere. Se vi piace ogni tanto fare qualche nuvolone casual così, perché no? Ci sta. I difetti che ha ve li ho detti tutti. La batteria si ricarica velocemente con la ricarica a 2 ampere. Io comunque le carico un po' più tranquillamente, perché così mi dura di più la batteria, perché sapete che le batterie hanno una vita, anche quelle ricaricabili. E basta. Cosa vi devo dire? Grazie per aver visto
questa rilassatissima recensione. Se vi è piaciuto mettete like, altrimenti non mettetelo, e iscrivetevi al mio canale, perché la vostra iscrizione fa la differenza per me. Supportate quello che faccio iscrivendovi, non vi costa assolutamente nulla, eh? Bello, eh? E comunque non importa se siete tipi da pennettine o se usate ancora i cartomizzatori, l'importante è che voi rimaniate sempre comunque lontanissimi dai chiodi di bara. Ciao!